E ciao a tutti, sono Nick 17 Pro e oggi giochiamo a Clash Royale. Sì, detto che da un po' che non faccio Clash, lo faccio. Però ricordatevi che fra pochissimo uscirà il test opening di Clash, cioè di Clash, di Brawl, che faremo. Per ora ho 40 casse piccole e una enorme, una gigante. E faremo un bel test opening fra poco. Intanto adesso apriamo sti bei baulini qua e facciamoci delle partite. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e iscrivervi al canale. E attivare sempre la campanellina che cioè, mica sta là per niente. Attivatela e riceverete tutte le notifiche. Ok, iniziamo. Intanto sto caricamento. Wow, il mio amico sta. Che bella questa scherma. Mio Dio, che velocità è. È la cosa più veloce che abbia mai visto in quel poco tempo. Bello. Ok, difendiamo da loro. Perfetto. Così. Il Gran Cavaliere per me è la carta più forte del gioco. Perché dai, ragazzi, è fortissima. Gran Cavaliere tutta la vita. Guarda qua com'è sorte. Devo usarlo come lo uso. Mi sa che sta partita non va bene. Non andrò. Oh, però il Gran Cavaliere. Il mio amico è molto forte da quel che vedo. Scrivetemi nei commenti questa torre del mio amichetto qua dove si sblocca. Io sono quella a destra e quella a sinistra è con la skin bellissima. Mi ha clonato il mega cavaliere. Il cavaliere mi ha clonato. Ok. Adesso si duplicano gli scheletrini. E per chi non sa che cos'è Clash Royale, è un gioco dalla Supercell molto carino che consiste in fare questo. Chi fa 3, chi vedete il re, se distruggiamo la torre del re abbiamo vinto. E queste torri qua servono per quando, ecco, per esempio adesso magari tu stai vincendo alla torre della corona, pochissimo, quella gigante là in fondo che sono in due, tipo a pochissima vita. Ma però c'hai te una torre distrutta e l'altro ne. Tu c'hai una due torri distrutte e l'altro ne ha una, vince l'altro perché ha più torri distrutte. Una spiegazione molto intelligente come potete vedere. Spiego benissimo. Avete capito qualcosa? Va bene. Il mio amico sembra tanto forte. Ok. Peccato che gli sgherri mi fanno fuori il Gran Cavaliere. E va bene. Perfetto. Stiamo vincendo. Wow. Come abbiamo fatto a difendersi così? Ha fatto tutto il mio amico. Vabbè. Ricordatevi anche di. Voi da casa entrate in clan e dovete fare una cosa importantissima, entrare nel clan, perché se entrate nel clan potrete giocare con me e divertirci, cioè ci possiamo anche scrivere nella chat, bene, no? Non lo credete anche voi? Iniziamo a sbloccare tra un po', se ce la faccio, magari mi esce anche un sesto opening di Clash, ma c'ho solo un baule bello grande che. Soglia. Ok, apriamo il baule. Magari potrei anche per un po' tenermi tutti i bauli qua del cammino. E va bene. No? Perfetto. Va bene, va bene. Beh ragazzi, ci facciamo una partita qua, no, non c'è nessuno che mi vuole donare i domatori. Va bene. Va bene.
Allora, se io vi dico che la canzone che stiamo facendo uscirà cioè, circa un mese o due. Lo so che è tanto, ma è il minimo. Davvero, non è difficile fare una canzone, come potete sapere, è difficile. Non è una cosa da poco, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Stiamo già organizzando tutto. E poi ti ho piazzato la troncola. Perché? Ah, lei è la nuova carta, la curatrice, che bella, vero? Per me è un po' scarsina. Cioè, non dico che come carta è anche bella, ma non mi piace particolarmente. No, preferisco di gran lunga la fuorilegge. Ragione, no. Oh, fuorilegge salva, non ci credo. Si è salvata la fuorilegge. Ma io non ci credo, mi fa soffrire. E vabbè, questa partita è per colpa del gran cavaliere. Ma niente, il nostro compagno sembra forte, ma scarso. Ma niente. Ok, si moltiplica. Quando si moltiplica, raga, è perfetto. Doppio gran cavaliere. Se mette tipo un orde siamo fregati. Anche sulla zappa. Ancora la zap. Difficile, forte, difficile. Ma loro proprio. Perché? Ok. Buona fortuna gli do perché adesso li distruggiamo, ma in un modo assurdo. Ma anche no. Allora, è difficile, classe. Non sono io Nabbo, e no, ovviamente. Perché devo essere io il Nabbo? Andate come gioco bene. Vabbè, fine partita. Potevamo farcela adesso, dai, c'avevamo tutto, ma vabbè, raga. Lasciate un like di supporto, per favore. Io proprio non ce la faccio in classe, sono nabbina, anche se sono in Arena 11, sono un po' nabbo, lo ammetto. E vabbè. Ciao. Supportatemi.